Un giovane paziente ricoverato in terapia intensiva tiene la mano a un grande peluche di Dumbo, il famoso elefantino della Disney. La foto che sta commuovendo i social network è stata scattata dal fotografo e filmmaker Andrea Pezzini nell'ambito di un suo documentario sui reparti Covid in Alto Adige. Ero in reparto da tutto il giorno e mi preparavo alla notte. Lui era appena arrivato con il suo Dumbo, un peluche enorme che le spondine del letto non riuscivano a contenere. Ogni tanto cadeva, ma un infermiere o un dottore erano subito pronti a rimetterglielo accanto, nonostante turni da 12 ore. Qualcuno si è fermato di più per tenergli compagnia finché non si è addormentato. Il protagonista dello scatto è un ragazzo affetto dalla sindrome di Down, ricoverato da qualche giorno. Non era intubato, racconta Pizzini, aveva il casco per aiutarlo a respirare, ha dormito con il suo peluche, così ha passato una notte tranquilla. Di giorno ci ha salutato tutti mandando baci da lontano. Le foto pubblicate hanno fatto parte di un progetto più ampio per un documentario. Tutto è nato perché un'amica che lavorava in terapia intensiva è stata più volte attaccata sui social. L'hanno definita un'attrice. A un certo punto non ci ho più visto, ho preso la macchina fotografica e sono andato in reparto.